Ho deciso Ten, oggi ho con Near Reincarnation che farò questo video per una piccola guida, quali cose da farmare all'inizio con gli eventi, così, quale da puntare principalmente, io so appunto prima quale cosa date varie, che intanto c'ho già anche un bell'esempio che è uscito fuori, diciamo, ho già fatto anche i video del banner, che è questo qua del Record Sound Teleport. Che in pratica io qua ho già quasi, sto farmando per adesso le spade. Ora, se avete già farmato le spade, diciamo i personaggi, vi già preso i personaggi e già vi farmate l'inizio, prima di farmare le spade e le armi, diciamo le armi e i personaggi, farmate all'inizio perché diciamo, è molto importante prima le XL character, così aumentate i personaggi all'inizio perché fa un po' fatica aumentare di livello, così vi aumentate più velocemente anche il livello dei personaggi, così potete fare dei stage che vi danno più tanti monete a quel punto. Sono importanti prima diciamo, le carmelline, le XL character che aumenta e anche le monete. Che è papà, dove sono? Dove sono? Le monetine, eccole qua. Quelle da 100, perché vi dà poi i gold coin, che vi dà un bordello più tanti. Non so quanti, ma vi dà tanti, tanti. È quello. Vi consiglio di all'inizio fate la squadra, pompate per bene quella squadra. Come ho detto prima, vi farmate all'inizio. Ci sta a farmare i personaggi all'inizio, questi qua ci stanno a iniziare. Prendere questi qua e farmarli perché almeno vi danno già un boost di carattere in più. Dopo, prima di prendere le armi, quel punto, che ho fatto anch'io, quanto prima farmate le caramelline per aumentare i personaggi con l'XL character, quel punto, meno vi farmate le caramelline e meno più facilmente. Dopo farmate, perché vedete il costo è di 5 appena. Dopo vi farmate insieme le monete, come detto prima, le gold barra le silver, quel punto, ma meglio gold perché almeno vi dà tante monete, perché costa un bordello, diciamo costa un bordello potenziare i personaggi quel punto. Quindi è mio consiglio di meno vi aumentate di livello i personaggi. Almeno essere più potenti, più livello di livello, diciamo se siete più livelli di potenza più alto, meno vi sbloccate altri livelli, meno potete fare altri livelli che vi danno più tanti coin, così più tanti monetine degli eventi a quel punto. Dopo avete farmato più o meno a livello 65, più o meno faccio una base di livello 65, già i personaggi questi qua principali. Dopo vi farmate le armi. Dopo le armi vedete che io pian piano sto ancora farmando le armi piano piano, che già farmate tutte le altre. E manca ancora la Type 40 Blade a quel punto. E la Virtus Trinity lasciate un po' per l'ultimo perché che si spreca 800 a quel punto. Dopo vi farmate le spade. Dopo dovete ancora farmare i coin perché costa un bordello. Faccio vedere quanto costa appena potenziare le armi. Fa il limite break e costa un bordello della Madonna. Vi faccio vedere. Tac, su questa qua. Vedete, vi faccio vedere quanto per una spada, vedete quanto costa. Fa un limit break, costa quasi 25.000 diciamo, monete. Un bordello. Io ho già 74 solo farmando col evento, senza dunque sprecare le cose per le monete. Però vedete, faccio già 2, già 50.000. Già così sono fatto a 75.000. E quello vi dico all'inizio è meglio farmare all'inizio bene diciamo, esperienza dei personaggi dopo le monete. Le monete dopo avete farmato per bene i livelli, quel punto all'inizio è più importante farmare i livelli per i personaggi. Fa il limite break dei personaggi, è sempre esperienza coin, farm esperienza coin, esperienza coin. Dopo sono arrivato anche dopo un po', arrivare anche a livello 70. Dopo mi farmo altre cose perché meno. Come ho detto prima, diciamo, vedete il costo è un bordello da farmare i personaggi e anche le armi a quel punto. È meglio farmarle all'inizio,
l'esperienza e diciamo all'inizio aumentare più il possibile i personaggi e dopo i coin, diciamo le monete. Dopo avete quelli, una base, faccio ad esempio, dopo arrivate più o meno una settantina di livello, che è già tanto, arrivare a 70. Vi farmate le spade, dopo vi farmate le, avete già farmate le spade, vi farmate le altre cose che sono anche molto importanti, perché faccio esempio ancora qua, le weapon, la spada qua, faccio esempio di quella di prima. Ok, vedete, per aumentare di livello dovete prendere le pietrozze per aumentare le spade, anche quello. Però le spade lasciate sempre per, diciamo, il farming dopo. Quel più importante dei personaggi dopo le spade è quello. Vedete, dopo deve anche farmati le bidoni di, diciamo, benzina e i sassini per potenziare le mosse da spada, a quel punto per aumentare il danno, così anche quello, vedete? Anche quello. Più anche le pietrozze, queste qua, le natural pearl, la perla naturale, e anche farle evolvere, a quel punto. In pratica dovete fare quasi, dovete tanto riuscite a farmare tutto, a quel punto non dico di no, perché riuscite a farmare per tutto, riuscite per bene. E qua appunto vi consiglio, più o meno faccio vedere ancora di base, come ho detto prima, anche su qua tanto è nuovo, vedete, che all'inizio mi farmo il personaggio con 200. Dopo farmate il personaggio, mi farmo l'esperienza, come ho detto prima, prendo le XL character, dopo gli XL character i coin, meno mi farmo una bella sessantina di livello di lui, mi porto in un livello di 60 più o meno, una base, o anche un 65. Dopo farmato l'esperienza, diciamo, del personaggio, così farmo le sue copie. Dopo le sue copie mi farmo dopo ancora un po' di esperienza ancora, così porto a no, prima livello 60. Dopo avete fa, mi fate limite break, potete me ne portate a livello 65, una base da 70. Già arrivate voi, fate lo stesso limite break da 65, 75 meno, se per caso, piano piano con l'esperienza del personaggio quello. Dopo avete farmato quello, prendete una coppia della spada, una, l'ho portata a livello 50, che è quello, e vi fermate con le spade. Dopo vi farmate le premium summon ticket, che è sempre extra utile, a quel punto le ticket, meno vi fate una scout, 800 quello. Vi farmate le premium, dopo vi farmate le Black Pearl, le perle nere, a quel punto vi farmate, tanto è 1500, è una pena quello. Dopo vi farmate ancora le Mama Medal e le Explorer Ticket, a quel punto che costa di poco. Intanto meno la spada, tanto quella vi basta anche livello poco, anche livello di base 50, meno avere quel boost in più per avere i più, cioè le più monete in quell'evento, a quel punto. Dopo vi farmate ancora un po' di esperienza della spada. Dopo avete diciamo aumentato, dopo importante quanto prima, vi farmate un po' ancora le quanto prima le XL character e coin, meno avete un po' di sostanza da parte, meno se deve potenziare qualche personaggio, almeno è quello. Vi farmate tutti, dopo avete farmato tutto, in pratica le prime due strisce, diciamo, una e due, avete già farmato tutto. Piano piano, a quel punto, le spade, io come ho fatto prima, io ho lasciato quasi per l'ultimo, quasi quello. Dopo farmate le spade, dopo avete farmate le spade, vi farmate le rubini, tutti i materiali questi qua, che tanto costano appena 80, che sono stra utili, come ho detto prima, per potenziare l'arma. È quello. Dopo anche anche questa pietra qua, piano piano vi farmate tutte le cose, queste qua, vedete che sono appena il farming, maggior parte sulla naturale perla in poi, tutto da farmare, anche l'esperienza dei, diciamo, come ho detto prima, le caramelle, le XL character. Piano piano questi qua potete anche lasciare per l'ultimo, perché tanto ci sono già anche gli eventi da farmare, esempio, no, qua, no, di qua, sugli eventi, tac. Vedete, già qua vi dà già un po' di base, un po' di tutto, a quel punto, vedete qua, vi dà già un po' di base, che qua,
Però avete già, di qua vi danno appena una pietra. Dopo ogni giorno cambia, però almeno avete già un farming totale. Anche vedete qua, anche qua potete, diciamo, potete le cose da farmabili che si può farmare, potete anche negli eventi skipparli quel punto. Io esempio qua le petrozze, queste qua per aumentare le armi posso anche skipparle, ma almeno la maggior parte le più importanti le caramelline, farmatele un po'. Dopo vi farmate le pietrozze e le pietrozze queste qua che sono molto importanti. Dopo dovete aspettare ogni settimana, ogni giorno, adesso non mi ricordo più com'è. A quel punto di aspettare ogni giorno per avere la pietrozza per farmare quella, dopo il prossimo giorno o prossima settimana, adesso non mi ricordo più, per farmare l'altra pietra, così è quello. Io dico, il mio consiglio è di farmare esperienza, coin, farmare personaggio, aumentare coin, il limit break, le coppie, farmate un po' le coppie, aumento qua esperienza e coin perché questo è un bordello per potenziare. Dopo potenziato appena l'arma, dopo l'arma prendo piano piano ogni tanto l'arma e qualcosa a quel punto perché almeno tanto costa un poco, prendo un'arma e dopo vi farmo un po' di questi o farmo altre cose, quello. Vedete fino anche queste qua le perle naturali, a quel punto sono molto importanti quelle. Piano piano questi qua le grow agent, così piano piano sempre questi qua potete anche lasciare per ultime, questi qua tanto è un costo di base poco e molto facilmente farmabili a quel punto. Anche questi qua le standard macchine oil, a quel punto piano piano questi qua potete lasciare per ultime, non è bisogno di importanza perché sì, ti fa potenza il personaggio, le armi barra il personaggio, però maggior parte questi qua potete anche lasciare per l'ultimo, questi qua le pietre così. Maggior parte, a quel punto prima, le più importanti sono le pietrozze, il rubino, la perla nera, la black natu e la perla naturale. E a quel punto, anche quanto prima, le XL weapon, è quello del carattere perché non c'è l'evento. C'è l'evento, però è un po' più difficile quello. Meno vi consiglio sempre fare ogni evento è sempre così, vi dà un bordello di cose. Sempre personaggio, lo sbloccate, lo aumento a livello 60, dopo prendo le sue copie, tutte le sue copie, sono un totale di 800 perché sono appena qua, sono 4 copie, sono 200 ognuna, 4, 800 per un piano, ta 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 ta. Faccio il limit break. Le character coin aumento il personaggio, limit break porta arriva a 75, a 65, 70, 75 sempre con XL character coin, select il XL character coin. Dopo passo l'arma, la potenza arriva a 50, piano piano anche questo che vedete che costa un bordello fare il limit break dei personaggi e quelli delle armi a quel punto. Sì, ogni limit break come vedete è 25.000 con monete e a quel punto sono un bordello da farmare e a quel punto vi perché sono molto importante il principio all'inizio sempre farmare i coin un po' di esperienza per l'arma così perché su quelle un po' più ti blocca a quel punto per fare anche altri stage per avere più tanti diciamo monetine degli eventi quello sono più importanti quelli di base sono quelli. Altre cose, come ho detto prima, il robino, così piano piano vi farmate a quel punto. Robino, come ho detto prima, questi qua, la quality, la skill, sono sempre buoni. 800 sono una copia, a quel punto piano piano vi farmate questa, questi qua, tutto questo. Vi questo qua, no, beh, no, tanto, beh, vi farmate l'armi, tutte le, queste qua, piano piano. Maggior parte sempre solite, diciamo è una guida di base sempre uguale, vedete anche le eventi sono sempre uguali, in pratica una guida che va bene in qualsiasi evento. È quello che vi dico anche volte di farmare le meda per mama, perché vedete che come ho detto prima ho già fatto anche i video, vi farmate i ticket per i personaggi, cagate varie, quello. E basta, perché vedete che tanto per aumentare, come ho detto prima, che costa un bordello della Madonna. Vedete che i miei personaggi sono 71, 62 su 75, 70 perché fanno un limit break e costa un bordello della Madonna.
Vedi, 25.000 fa il limite break. La mano sui capelli da mettere. Già con gli eventi vi dà un po' le vedete, i zelle così. Però il problema cos'è? All'inizio che devi te pompare velocemente per fare altri stage, come detto prima, diciamo, le mangiate fuori, quel punto, diciamo, le caramelle dell'esperienza dei personaggi, quel punto, ve le mangiate proprio velocemente fuori. E quello vi dico, è meglio sempre caramelle esperienza all'inizio, meno vi farmate per bene, dopo limit break, caramelle esperienza, cagate varie, coin, limit break, ta 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 ta, che meno avete già il personaggio bello pompato. Dopo un po' avete già tenuto un po' da parte, avete già, esempio, già arrivi al livello massimo del stage, delle missioni, a quel punto, delle subquest. Io esempio, questo qua, io tanto lo sto ancora farmando la prima, quella di Reincarnation. Io faccio di base quella più difficile, la Very Hard, che mi dà, come detto prima, un bordello di roba, vedete qua, mi danno quelle izzelle, così mi danno un po' di esperienza, però le faccio 10 di fila, le ho tutte da parte a quel punto, perché tanto, diciamo, posso anche non potenziare i personaggi, tanto riesco a farlo anche lo stage finale a quel punto. Però a quel punto, dopo avete così farmato un po' di tutto, vi consiglio di quei rubini, così sono sempre importanti, che dovete potenziare le armi, cagate varie, quello. E i coin, non posso farci niente, anch'io devo farmare questi giorni i coin. Vabbè, qua non farmo, questo perché farmo tanto su qua. Però all'inizio vi dico, ti serve tanto farmare l'esperienza e coin. Perché senza quello non riuscivo ad andare avanti. Non riuscivo ad andare a fare gli altri stage per fare, diciamo, il vero guadagno che potevo fare quello. Vedete, mi avete potenziato, mi ho in totale un 5 coin in più a quel punto. Però è quello. L'altro, aspetta, scusate, voglio vedere l'altro evento. Cosa mi serve per. Cosa mi dà di bonus? Con chi posso. Vabbè, con i personaggi quelli nuovi. Sono quelli personaggi buoni. E quelli nuovi? Oh no, mi dà appena un boost di realtà. Oddio, aspetta, i coin. Ah, qua sì. La sua arma. Vedete qua, support meta drop sulle armi, con la maggior parte. Insomma, è un evento fatto apposta per i personaggi con i nuovi, così. A quel punto vi consiglio di diciamo, principalmente fare il Reincarnation, che almeno è quello di base più facilmente. Dopo avete pompato per bene i personaggi, perché dopo vedete lo stage, quello è molto più difficile. Vedete, di base serve un 45.000 di livello di potenza. Il mio per adesso personaggi che sto usando per un 34.000. Però dunque, qua, come detto prima, sbloccare i personaggi piano piano, sbloccare tutte le cose, andare avanti con la storia, aumentare le armi, eccetera, 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 quello. Che devo anche potenziare anche questi. Vedete che sono anche importanti per quello. Tac. E alcuni libri. Vi consiglio di non potenziare non tutti i libri. Quelli leggermente più importanti. Quello fate. E basta quello. Maggior parte, quanto prima, il farming degli eventi. Maggior parte è quello. L'inizio sempre. Per me, qualsiasi evento, per il personaggio lo potenzia. Dopo, beh. Dopo un mesetto così c'hai da parte un farming della Madonna dell'esperienza e coin. Parto subito a manetta a potenziare il personaggio, armi, dopo ricomincio tutto. Diciamo, assalto alcune cose all'inizio, come l'inizio dell'account, che è più difficile. Dopo piano piano faccio armi, personaggi, mi farmo tutti le pietre, la perla nera, la perla naturale, così salto. Diciamo i coin e l'esperienza, a quel punto tanto un bordello che farmo, quello delle spade per forza, perché puoi fare anche gli eventi, però sei già qua è più facile, meno tac, te lo prendi. Prima di questo qua di base, diciamo
come iniziare gli eventi proprio all'inizio, dopo maggior parte avete già un account molto molto, tra un mese, due o tre avete un account straforte, così dopo piano piano dopo fate voi quello, scegliete prima farmare prima quello, l'altro, così, e beh, quello. Però la maggior parte all'inizio è di fare così, diciamo all'inizio come devi fare. Quindi ci fermiamo, perché tanto qua non c'è niente, c'è ancora il solito banner, che qua non mi interessa. Di qua dunque andare avanti col capitolo, dunque andare avanti è quello, quindi niente così, niente niente così. Ci fermiamo, e sto anche te tenendo da parte che ho spesi, sto piano piano tenendo da parte il banner, quello, quindi ci fermiamo. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like, iscrivetevi, diciamo.